Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Oggi finalmente si ritorna con una lattina che hanno amato molti. Si tratta di una Monster Ultra che tuttora viene ricercata solo per il gusto di essere assaggiata. Abbiamo qui la Ultra Citron in questo formato assai ridotto. Questa lattina è coreana ed è molto particolare. Adesso vedremo il perché. Detto questo, mi raccomando, non esitate ora a supportare i miei video con un like, ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto perché ci tengo tantissimo. Ed eccoci qua, ragazzi, col nostro set di lattine di Monster Ultra Citron. Abbiamo ovviamente sul fondo due versioni da mezzo litro europee, una italiana, l'altra tedesca, e poi abbiamo quelle da 473 ml, entrambi provenienti dagli Stati Uniti, con la differenza che cambia il colore del top. Ma quella più singolare è la protagonista di oggi. Chi ha mai visto una Ultra Citron praticamente in formato ridotto? 355 ml. Molto particolare, ovviamente il design è lo stesso, riadattato a quello che è il formato. Molto particolare anche per un dettaglio che molti probabilmente si saranno sfuggiti. Infatti, se guardiamo in basso, troviamo scritto Monster Energy Ultra Citra, proprio perché di fatto in Corea viene chiamata così. Credetemi se vi dico che reperirla piena è stato veramente complicato. Non si trovano lattine del genere tutti i giorni, anche perché la loro esportazione è assai ridotta. Abbiamo in basso delle scritte appunto in coreano e come vedete il formato è 355 ml. Diciamo che ruotandola sul retro abbiamo più o meno lo stesso concetto per quanto riguarda le lattine provenienti dal Giappone. Abbiamo una tabella con le scritte in coreano e poi abbiamo ulteriori diciture molto particolari. Ve la faccio ammirare, fermate pure il video se volete dare un'occhiata approfondita. Ruotando abbiamo il quadro della descrizione, anche qui tutte quante le scritte in coreano, Monster Ultra Citra lo troviamo riprodotto. Abbiamo il motto Unleash the Beast con le icone dei social. Questa lattina risale al 2018, molto molto bella ragazzi, che dire, si può solo che ammirare. A me piace un sacco per come è fatta ed è un pezzo che vorrei si aggiunga nella mia collezione più presto possibile. Come vedete in alto non abbiamo nemmeno nessuna dicitura sul collo, infatti non c'è nessuna rimando a quelli che sono gli ingredienti, l'assenza di zuccheri, eccetera, quindi molto particolare. Ok, ragazzi, siamo pronti per aprire la nostra lattina di Monster. Ovviamente molto molto particolare, colore classico, si tratta base cedro per quanto riguarda il suo gusto, è sempre un piacere recensirla. Anche perché, come vi dicevo, è un gusto amato da molti. Il fatto che sia ormai discontinued fa rammaricare molta gente. Ed eccolo, guardate che bello, tutto quanto giallo, vivace il nostro set di Monster Ultra Citron. Siamo pronti per sorseggiarla nuovamente e vedere se di fatto cambia qualcosa. Ragazzi, è leggermente diversa. Cambia leggermente, diciamo che ha un gusto un filo più dolce, ok? La parte agrumata è invece più caramellata e quindi si va un po' a discostare da quelle che sono le lattine europee, ma anche statunitensi, perché quelle che vedete qui praticamente le ho provate quasi tutte, quindi ho avuto modo di distinguere i sapori da nazionalità a nazionalità e finora diciamo che la differenza è stata impercettibile. Ma questa qui, ragazzi, proveniente dalla Corea, è praticamente leggermente diversa. Ha un sapore da una parte un po' più pungente, però va a perdere la sua nota agrumata e quindi risulta più caramellata. Questo crea un po' uno squilibrio, quindi per chi magari è abituato a sorseggiare la classica Ultra Citron si ritroverà un po' spaesato, magari questo gusto potrà non piacergli, la percepirà leggermente diversa. Per il resto, ragazzi, queste lattine hanno un ottimo design. Questa in particolare, poi dalla Corea, era un pezzo che obbligatoriamente doveva avere in collezione. Quindi mi raccomando, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se devo valutarla, gli do un 8,5, devo dire, mi piace abbastanza. Che dire, io concludo qui. Fatemi sapere se anche a voi manca oppure no.
la Monster Ultra Citron in commercio. A me sinceramente era un gusto che, seppur non mi facesse impazzire, avrei comunque preferito. Io concludo qui e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!